Sono Luca Caviglione del Consiglio nazionale delle ricerche, in particolare dell'Istituto di Matematica Applicata e di Tecnologie Informatiche e oggi eh, vi parlerò delle eh, minacce steganografiche. Allora, il, il, in particolare il titolo è Introduzione alle minacce steganografiche con una lieve incursione anche sulla... Eh, Utilizzo delle tecniche steganografiche nella eh, protezione. Il codice menti per fare le domande è 53598440. Eh, il programma di, di, di questo corso è una parte è articolato su una parte, eh, diciamo, di motivazione che parte sulla dando informazioni sui malware moderni, poi vedremo cos'è eh, la steganografia in particolare. Il, il concetto più ampio di information hiding, andremo poi ad analizzare i malware steganografici e con enfasi su esempi reali di attacco, vedremo come alcune idee su come si possono rilevare e che tipo di contromisure possiamo mettere in atto. Infine eh, vedremo anche eh, queste tecniche come possono essere utilizzate per scopi eh, difensivi. Allora, iniziamo con Alcune informazioni sui malware moderni. Eh, eh, negli ultimi anni, eh, complice anche il eh, smart working, pandemia, eh, come noto, il, eh, la diffusione del software malevolo è cresciuta in, in, in maniera esponenziale. Questi sono dati forniti da Vitest aggiornati. Al 2021. Quello che però non ci dice eh, questo grafico è che, eh, nonostante l'impegno eh, dei vari esperti, dei professionisti, dei ricercatori, eh, andando a analizzare eh, l'evoluzione degli attacchi, la diffusione, eh, il tipo di attacco, si nota che eh, le contromisure eh, classiche, quindi antivirus, firewall, IDS, eh, IPS, in qualche modo cominciano a, a, a mostrare alcuni limiti nel, eh, nel rilevare, nel prevenire alcuni attacchi specifici. E eh, inoltre gli esperti ritengono che solo una frazione degli attacchi viene rilevata, ma uno dei comportamenti che, eh, che è poi, diciamo, anche l'argomento di oggi è che eh, gli attacchi sono sempre eh, rilevati sempre più tardi, cioè l'intervallo temporale fra quando il threat viene inserito eh, in rete e quando viene rilevato è sempre più lungo. Quindi, di fatto, i malware agiscono sempre più spesso per periodi disturbati e per lunghi archi temporali. Eh, in questa tabella, che eh, non è aggiornatissima, ma per il semplice motivo che eh, sono diciamo, i dati più paradigmatici che, eh, che mi piace portare alla vostra attenzione. Vediamo alcuni malware e eh, l'intervallo temporale fra eh, quando sono stati scoperti e quando poi andando ad analizzare a ritroso le varie tracce di attacco, i, i vari dati, quando eh, è stata rilevata la prima volta la presenza dell'attacco. Allora, ad esempio, Stuxnet è stato scoperto a giugno del 2010 però molto probabilmente, perché poi a ritroso, conoscendolo, si sono andate a fare indagini, eh, era presente già nel 2007. Quindi per tre anni Stuxnet ha agito indisturbato. Eh, un altro esempio che vi faccio è Flame, che è presente dal 2007, ma scoperto a maggio del 2012. Eh, ancora più eh, eclatante è stato Regin, che è scoperto nel 2014, ma presente già dal 2003. Allora, eh, una domanda che eh, gli esperti si fanno è, ma come fanno gli attacchi ad evitare il rilevamento per un periodo così lungo? No, metto subito le mani avanti e vi dico che fornire una risposta non è semplice. Però ci sono alcune ragioni, eh, che, eh, alcune ipotesi, alcune ragioni che eh, dall'analisi degli attacchi, reversando i binari, andando a vedere... Eh, la tag chain, andare ad analizzare il traffico, eccetera, eccetera, eh, alc alcune feature sono emerse. La prima è il crescente utilizzo di design di tipo modulare ottimizzato, cioè non c'è più il malware monolitico, ma viene spezzettato in parti più piccole e, e quindi di, eh, di difficile rilevamento perché sparse sul file system eh, oppure ehm, mischiate fra DLL, eccetera, eccetera. Secondo fatto è l'impiego sempre ehm, più frequente di tecniche di multi-stage loading, cioè il, i vari stadi o, o le varie routine d'attacco vengono o caricati in memoria o reperite sulle macchine infette, sugli host delle vittime, sui device, solo quando effettivamente è necessario. Quindi, questo riduce il footprint del malware, riduce in qualche modo la sua rilevabilità. Inoltre la diffusione dei modelli cybercrime as a service, cioè quindi eh, la possibilità di comprare eh, DLL, routine di attacco, infrastrutture ottimizzate, manutenute da professionisti e non da gruppi che a volte fanno dei danni anche rilevanti ma sono un po' eh, improvvisati. Eh, tra parentesi vedete degli, degli esempi oppure una cosa che un comportamento che si rileva sempre più spesso è quello dell'utilizzo delle tecniche di information hiding, che è quello di cui parliamo oggi. Allora, la domanda che ci facciamo: le tecniche di information hiding o tecniche steganografiche sono mode passeggere. Facciamo però un passo indietro, cioè, vediamo. Cosa sono queste tecniche di information hiding? Allora, con il termine information hiding si intende un'ampia gamma di metodi che permettono di rendere l'informazione difficile da identificare. E in questo, diciamo, in questo ombrello che è l'information hiding, uno dei campi più noti, delle tecniche più note è quello della steganografia. Eh, per capire cos'è la steganografia facciamo un, un confronto diretto. Nella criptografia, quindi... Ho cambiato completamente eh, argomento. Nella crittografia la protezione è data dal fatto che l'informazione è difficile da comprendere, cioè io vedo l'informazione passare, vedo il flusso crittografato, vedo il file crittografato, ma dov'è la protezione? È data dal fatto che senza la chiave leggo una sequenza che è un messaggio che è per me incomprensibile. Questo è l'approccio crittografico. L'approccio steganografico invece si basa sul fatto che io questa informazione non la vedo, è nascosta. È davanti eh, ai miei occhi, però io non riesco a vederla. Quindi la protezione sta nel fatto che io non so dov'è. Esempio stupido. La chiave sotto lo zerbino, è lì davanti a me, però io non la vedo. Queste due tecniche possono ovviamente essere usate in maniera congiunta: cioè io potrei prima rendere incompre eh, l'informazione incomprensibile, crittografandola e poi nascondendola. In, con, modi, eh, con tecniche steganografiche, però, l'idea è quella di dire, eh, rendo l'informazione difficile da vedere. Da dove viene questa cosa qui? In realtà è una tecnica antichissima, eh, ehm, già, eh, diciamo, nel 440 Erodoto la, la menziona nel suo libro le, le Storie. Comunque, il primo utilizzo di questo termine che deriva dal greco ed è de, Unione di due parole, steganos, coperto, e grafì scrittura, quindi scrivere in modo celato, lo si deve a Tritemio eh, che in un suo libro, nel 400, 1499, in un suo libro Steganografia, che era una specie di, di, di Wikipedia, di, di, di compendio sulle tecniche crittografiche e steganografiche, utilizza questo eh, termine qui. Eh, un esempio, adesso vi faccio un esempio, di comunicazione eh, steganografica. Uh, pensate a uh, un esercito che uh, è disposto su due fronti e uh, in mezzo ai due fronti ci sono uh, i nemici e devono, uh, devono comunicare senza uh, farsi uh, beccare, cioè senza che i, i nemici si rendano conto che eh, do, i due eserciti sulle due colline uh, sono in contatto. La tecnica steganografica eh, ci permette di fare questo, di scegliere un carrier, cioè un contenitore, quello che dovrà nascondere l'informazione, metterci il segreto e poi, eh, in qualche modo, avviare la trasmissione sperando di non essere eh, rilevati. In questo caso specifico, caso storico, abbastanza documentato che, che cose simili avvenivano in passato, uno potrebbe dire, prendo una persona la raso, mi raso i capelli, la sua testa è il carrier, è quindi il contenitore del messaggio, tatuo sopra delle informazioni tipo attacchiamo all'alba del terzo giorno, aspetto che ricrescano i capelli, quindi a questo punto qua la persona è il contenitore, ha l'informazione nascosta, passa attraverso le linee nemiche dove ci sono eh, delle warden, delle guardie, che se non si rendono conto di niente è andata bene, se lo intercettano e capiscono dov'è l'informazione eh, è andata male eh, per, per, il povero, per il povero soldato. Quindi in questo caso scopo nascondere l'informazione dentro un opportuno contenitore. Vediamo allora come si fa questa cosa qui nell'ambito del digitale. Queste tecniche qua vengono utilizzate sempre più spesso eh, da attaccanti, da tractor. Per bypassare tutta una serie di meccanismi di sicurezza ed implementare tutta una serie di eh, schemi offensivi. Allora, il primo esempio che vi faccio di tecnica simile in ambito eh, digitale, in ambito eh, diciamo di, di digital object, in di ambito multimediale, è quello della steganografia LSB, list significant bit, LSB sta per bit meno significativo, che è di fatto il meccanismo. Più semplice il meccanismo steganografico digitale più semplice ed è anche quello effettivamente più usato cioè quello che vi sto facendo vedere adesso che vi starò che vi, mh, che vi farò vedere adesso eh, eh, che sembra una cosa ultra semplice è in realtà eh, osservabile in una mh, ampia eh, fetta degli attacchi reali che hanno fatto anche una serie di, eh, diciamo, un, una serie di vittime abbastanza eh, rilevante. Allora, come funziona la steganografia LSB? In questo caso, sfrutta, eh, facciamo l'esempio delle immagini, ma la stessa cosa può valere anche eh, nell'audio, ehm, sfrutta il fatto che... Eh, alcune informazioni soprattutto quelle multimediali possono essere alterate un pochino senza che io me ne accorga cioè, questa cosa qui ad esempio non va bene in un file perché io, basta che un file alteri un bit e il file si corrompe invece le immagini posso, che sono, le immagini come sapete sono un array di pixel io ogni pixel eh, è tipicamente eh, composto da almeno tre valori, rosso verde e blu, poi ci sono formati con canali alfa, la eh, lunghezza può essere di più o meno bit, però nel nostro esempio pensiamo a un'immagine composta da pixel, ogni pixel con eh, tre valori rosso, verde, blu, ogni valore di 8 bit. Uno potrebbe dire, vabbè, ma io allora, piglio un pixel e di ogni canale, o solo di un canale, ma nel nostro esempio facciamo di ogni canale, io sacrifico il bit meno significativo, che è quello che pesa di meno, lo sacrifico nascondendo una bit, un'informazione arbitraria lì dentro, cioè quindi invece che 101 io potrei metterci lì la stringa 010111, la stringa che interessa a me. Questo è un approccio steganografico e eh, ovviamente cambiando un pochino i bit, cambiando un pochino i bit, anche il colore del pixel relativo cambierà un pochino. Lì vi ho fatto un esempio in basso a destra, che però diciamo, è una drammatizzazione. In realtà cambia di poco poco. Allora, se io questo approccio qua lo uso con parsimonia, eh, in pochi punti delle immagini, eh, oppure mi accontento e cambio solo il bit meno significativo, io posso nascondere dell'informazione dentro quell'immagine lì senza che nessuno se ne renda conto. Ovviamente qual è il problema? Che più bit uso, io potrei dire, ma no, ma io voglio usare più bit, non solo, il bit, eh, so, non solo uno dei bit eh, meno significativi, ne vorrei usare due, oppure tre, oppure quattro. Più segreti metto, quindi più manipolo l'immagine con l'approccio steganografico, più questo diventa eh, visibile. Okay? Quindi più informazioni metto, più questo diventa visibile. Però io, scopo mio è quello di dire, ma io se la manipolo poco, cambia di poco, uno non se ne accorge e lì davanti agli occhi ha il contenuto originale più il segreto, quindi in questo caso l'immagine è il carrier, è il contenitore, la testa, del, la testa del, del soldato, i bit meno significativi alterati con i miei bit arbitrari sono il mio segreto. Allora, qui vi faccio un esempio uh, reale, qui ho nascosto dell'informazione a destra, a destra, quella a sinistra originale, a destra è quella l'immagine modificata qui ho nascosto dell'informazione con una tecnica steganografica allora io che so dov'è la vedo voi molto probabilmente non riuscite a vederla e io qui cosa che succede adesso lo vedremo io qui avrei potuto nascondere ad esempio una stringa con delle coordinate ethereum con un portafoglio per un portafoglio di eh, criptovaluta ci sono dei, dei meccanismi, ci sono dei tool anche che permettono di eh, passarsi transazioni nascondendo le, le, le coordinate dentro immagini, mettendole su Twitter, utilizzando proprio una, un approccio di questo tipo. Allora, se adesso invece volessi mettere più informazioni, uso due bit, adesso si vede, io la vedo. Adesso se volessi usare più bit dell'immagine e comincia a vedersi... 4 bit, ormai si vede bene, 5 bit, 6 bit, 7 bit. Adesso qui se ho usato di ogni pixel eh, ho usato 7 bit e si vede clamorosamente che c'era nascosto il logo del Consiglio Nazionale delle Ricerche. Allora, questa, eh, questo comportamento qua è alla base di tutti i processi di information hiding e steganografici, ovvero eh, Posso descrivere questo meccanismo qua di nascondere le informazioni con diverse metriche, ma principalmente se ne usano tre. La banda, che è la quantità di informazioni che posso mettere dentro un contenitore. Nel caso della mia testa, la banda è la quantità di, di, di pelle coperta dai capelli, perché se poi sbordo fuori si vede che mi hanno tatuato il, eh, il messaggio segreto quindi è quante informazioni ci possono mettere, l'undetectability, cioè, ovvero, quanto è difficile rilevare l'informazione segreta avendola nascosta in quel carrier, e la robustness, ovvero, quanto eh, il, il contenitore più l'informazione segreta possono essere manipolati sia da un difensore, ossia anche da eh, eventi... Eh, che avverrebbero lo stesso cioè esempio eh, se io nascondo l'informazione dentro a dei pacchetti di rete ehm, quanto è robusto questo meccanismo considerando che qualche volta qualche pacchetto si perde quindi non è detto che sia solo una manipolazione a, di tipo ispettivo di tipo difensivo comunque la robustness è quanto alterazioni un contenitore può resistere la cosa bella di queste tre eh, diciamo di questi tre parametri è che sono eh, legati insieme in, in una maniera abbastanza imprevedibile. Non, bisogna definirla caso per caso, però sono sempre legati insieme da una regola che viene chiamata genericamente quella del triangolo magico. Cosa dice questa regola? Dice che io non posso aumentare un parametro a mio piacimento senza che gli altri due mi siano influenzati negativamente. Esempio, se io vado a scrivermi troppa roba sulla testa, aumentando la banda, aumenta la, eh, riduce, scusate, l'undetectability, perché potrei o sbordare o avere così tanti tatuaggi che si vedono nelle porzioni, nelle porzioni di cute. Viceversa, se io volessi aumentare la undetectability scriverei solo pochissimo di modo che la quantità di capelli la possibilità che anche se, ispezionandomi guardandomi eh, se c'è qualcosa nella crappa eh, da parte di un attaccante sia minima cioè le due cose si bilanciano stessa cosa quella delle immagini aumento la banda logo del CNR con sempre più definizione, un bit, due bit, tre bit, quattro bit, è sempre più rilevabile. Quindi ho aumentato la quantità di informazione, ma a danno degli altri. E anche della robustness, perché uno che vede dove è il logo, un, 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 potrebbe dire, tick, 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 lo croppo, lo taglio via. Questo principio qua è di fatto il 90% delle cose da sapere quando si vogliono sviluppare meccanismi difensivi. Allora, torniamo al malware. Queste tecniche qui, sono sempre più spesso presenti nei software malevoli e permettono di implementare diversi meccanismi offensivi, quali eludere il rilevamento, diffondere contagio o orchestrare attacchi, trafugare dati sensibili, bypassare meccanismi di sandboxing e implementare canali nascosti. E adesso ne vediamo alcuni. Ma prima ci chiediamo, sono mode passeggere queste qua? No, non sono mode passeggere, tanto che queuing che è una fondazione eh, chiamata Criminal Use of Information Hiding Initiative, che anche, eh, anche diciamo, al placet dell'Europol. Ha fatto un'indagine uh, un su, uh, su base annua, e poi nel 2020, fra pandemia e tutto, ci si sono un po' fermati, facendo vedere che il numero di attacchi che utilizzano la steganografia. Sta crescendo, ma soprattutto ricordatevi che gli attacchi che utilizzano la steganografia spesso sono eh, non riportati perché eh, o non viene riconosciuto l'utilizzo della steganografia, oppure eh, l'attacco non è ancora noto. Quindi quelli lì sono valori eh, sottostimati. Eh, questo trend è, mh, diciamo, così eh, crescente, così pregnante, che molti esperti di sicurezza cominciano a parlare di. Stego malware che eh, sta per steganographic malware, malware steganografico, parola un po' borderline perché è stata scippata dalla letteratura sui cover social botnet, su della roba totalmente diversa. Quindi, parola che se la cercate anche in un database di letteratura può darvi dei risultati. Eh, non pertinenti e eh, secondo me è anche un po' ambigua perché eh, di solito con stego malware ci si riferisce a un malware che utilizza la steganografia per il, eh, evitare il rilevamento in realtà è ambigua perché non tiene conto di altre tecniche oltre quelle steganografiche e poi lo stego malware come vedremo non è solo qualcosa che ha eh, lo scopo ultimo di evitare il rilevamento allora andiamo a vedere qual è stato eh, molto probabilmente l'anno diciamo, zero di queste tecniche qua eh, in campo malware. In campo malware è stato il Trojan Downbot che è stato scoperto nel, isolato circa nel 2006, che Trojan che creava una backdoor e scaricava dei file che sembravano ed erano immagini JPEG o immagini HTML lecite. Quindi tre fasi di attacco. Con del phishing si inoculava il, il Trojan il Trojan tentava di reperire dei contenuti da queste URL qua e vedete che tirava, eh, cercava di scaricare dei file jpeg eh, un eh, file che si chiama lesson15.htm quindi della roba che era lecita lecita quindi anche ad una visione eh, ad un'ispezione era lecita però all'interno dell'immagine c'era nascosto con i meccanismi che vi ho spiegato prima delle stringhe che erano eh, dei comandi Oppure, nel caso della pagina HTML, nei commenti, in realtà non c'erano commenti utili, ma c'erano dei comandi che erano eh, crittografati e eh, codificati in Base64. Quindi, questo, questa qui delle immagini è una tecnica steganografica, cioè una tecnica che va ad alterare contenuti multimediali o ad alterare un contenuto. Questa è una tecnica di information hiding, cioè vado a nascondere l'informazione da qualche parte. Ora, il, eh, e di nuovo l'altra cosa che salta all'occhio è che una volta che lo so che nei commenti è finita, so dove guardare, però a priori è stato eh, difficile, difficile da capire, perché uno invece dei classici socket, eh, comunicazioni... Eh, varie di command and control eccetera, eh, si vedeva, un, diciamo un traffico di eh, immagini, o un traffico di, di, di contenuti comunque lecito anche andando a vedere sul file system, erano eh, pagine HTML lecite. Quindi il Trojan poi processava i comandi e andava avanti. Quindi, eh, queste tecniche oggi sono viste in eh, diciamo i paradigmi di attacco. Di queste tecniche eh, sono raggruppabili in tre gruppi principali, cioè troviamo dei malware che nascondono informazioni attraverso la manipolazione di risorse hardware o software condivise, dei malware che nascondono informazioni nel traffico di rete o dei malware che utilizzano la steganografia manipolando media digitali. In realtà, di questi tre gruppi, eh, in quello che si osserva eh, diciamo, alla prova dei fatti tutti i giorni andando a riversare gli attacchi o isolare gli attacchi, è che eh, principalmente le tecniche steganografiche sono utilizzate per mollare un contenuto sull'host eh, della vittima o tirare giù un pelo d'aggiuntivo utilizzando un'immagine come, come contenitore scambiare qualche comandino con i cover channel di rete oppure per implementare uno schema di attacco che si chiama delle colluding application. Cioè, alla fine delle fini, questo grande raggruppamento di, di tre gruppi proposto dalla letteratura degli esperti alla prova dei fatti viene ridotto all'utilizzo delle tecniche steganografiche sempre per un subset di operazioni ben definite. Allora, vediamone degli esempi veri. Magari un po' datati, ma perché ho messo degli esempi datati? Perché sono quelli più documentati, sono stati i primi, e poi tutti gli altri hanno seguito con delle minime varianti. Però, esempio 1, Zeus VM del 2014. Eh, Zeus VM, fra l'altro, è una variante di Sius eh, Zibot ehm, che a sua volta è stato anche ereditato da Mertos nel 2015, cioè quindi è, ha fatto, tra virgolette, ha fatto scuola. Il malware scarica un'immagine JPEG da un, un server di command and control, ed è questa immagine qua, è proprio questa qui. È proprio questa qui, immagine che non è, eh, diciamo, non ha contenuti eh, strani, eh, è, sembrerebbe lecita se uno se la trova sul file system, perché potrebbe sembrare un desktop. Infatti, le, le più grandi immagini stegan, stegan, le più grandi immagini che vengono utilizzate a scopo steganografico sono spesso orizzonti e gattini, perché quelli lì ci sono ovunque. Comunque, questa immagine qui, scaricava questa immagine qui, un bel tramonto che non destava nessun tipo di, di diciamo, di sospetto se trovate in un file system, in una cache da qualche parte, eccetera. L'immagine funzionava perfettamente, perché ci cliccavi sopra e funzionava, però, però se questa quella rappresentazione dell'immagine in modalità Bit Plane, però oltre alla parte visibile perché era in forma, era nel formato jpeg il parser jpeg parsava tutta l'informazione arrivava giustamente alla fine e la visualizzava però c'era appeso qualcosa che veniva ignorato dal parser perché era appeso in modo opportuno però appeso c'erano delle altre informazioni. Cosa c'erano? C'erano dei dati codificati in base 64 e crittografati con un mix di RC4 e XOR, queste cose qui poi si sono sapute una volta che si è riuscita a riversare l'order che andava ad estrarre questa roba qui, che se... Eh, Opportunamente decodificate contenevano una lista di eh, domini, infatti, qui c'è anche Santander, c'è anche Intesa San Paolo, c'è Credem, c'è anche Robo Italiana, che eh, una lista di domini che di qualche modo erano la configurazione del malware, ovvero il malware quando rilevava del traffico da e verso questi domini poi in una modalità man in the middle provava a rubare le credenziali quindi come ha fatto questo signore qua a rimanere anche a, a deludere la sorveglianza perché uno il file di configurazione veniva mandato in modalità steganografico una novità per l'epoca è una cosa che non ci si aspetta quindi non c'era il classico flusso di command and control due il malware era dormiente si attivava solo quando sensava i domini che erano in questo file di configurazione steganografico. Quindi un attack chain che eh, aveva fatto un piccolo salto di qualità. Un altro esempio eclatante è quello del, eh, della tecnica Invochi PSI Image, di cui vi lascio il GitHub in, in fondo, eh, che è eh, un, un altro esempio stratosferico. Questa qui è una tecnica dove eh, eh, è basata sulla steganografia LSB quindi vado ad alterare i bit meno significativi di un'immagine, però con una variante invece che 1 e uno, ne uso due solo di due canali, eh, metto un padding modulo 130 bit, cioè è quello che abbiamo visto prima, però un pochino modificata. Ed è stata fatta da un utente che eh, poi l'ha eh, caricata su GitHub. Però questa tecnica è stata notata da un forum di, di, da utenti di un forum di sicurezza e... Eh, è diventata molto popolare, tanto che solo una settimana dopo eh, eh, questa tecnica qui è stata utilizzata in una campagna di attacco reale ed è stata anche eh, osservata negli attacchi malware alle Olimpiadi di Pyongyang eh, di, di qualche anno fa. Eh, Come è stata usata anche, ed è il motivo per cui vi ho messo lì il Super Mario italiano eh, che ci prende un po' in giro, perché eh, un paio d'anni fa c'è stata una, una campagna di phishing, eh, ai danni dell'Inps, ehm, non ai danni dell'Inps, una mail di phishing che ehm, in qualche modo sembrava una comunicazione proveniente eh, dall'Inps, che eh, ha diffuso un contagio abbastanza, eh, abbastanza rilevante del eh, Trojan Ursniff. Il Trojan Ursniff era proprio nascosto dentro una GIF di Super Mario. Uh, uh, e quindi eccolo lì che uh, Super Mario un po' che prende anche in giro gli italiani col, col baffo nero, uh, super enfatizzato, um, era nascosto in una GIF di Super Mario e la tag chain funzionava così: la mail di, di, di phishing dell'IMS conteneva una cell, un, un attachment Excel che era infetto, che lanciava una macro VB, la macro scaricava. Quell'immagine lì, estraeva da quell'immagine uno script PowerShell che era codificato nei bit meno significativi dell'immagine, e poi una volta estratto lo script tirava, recuperava da un'altra parte l'order di URSS, quindi una catena di attacco ancora più lunga con l'utilizzo della steganografia. Un altro esempio paradigmatico è Sunburst. Che è una versione trojanizzata del, del plugin Orion eh, de, 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 della PT Solar SolarWind, che sfrutta il traffico HTTP. Eh, Sandburst è molto complicato e non ve lo spiego qui oggi, ehm, perché ha una catena di attacco molto complessa, però eh, interessante che. Eh, aveva anche delle funzionalità cosiddette anti-forensics, cioè lui faceva tutti dei check per capire se ci fossero stati dei tool di sicurezza attivi per non attivarsi, per non farsi rilevare. Poi faceva tutta una serie di operazioni complicate. Ehm, e poi creava un canale di comando e controllo celato dentro l'HTTP. Dove stava la tactica di information di di? di, di una, di information hiding utilizzata per nascondere le informazioni. Stava qui si autocreava un contenitore del traffico HTTP di tipo GET e di tipo POST. All'interno di questo traffico HTTP si autocreava un contenitore che sembravano contenuti xml.net delle chiamate xml.net benigne. E poi lui si auto nascondeva in questo flusso di traffico qui in diversi di e in campi dei pezzettini di stringa con i comandi che poi lui tirava fuori utilizzando quella eh, eh, quell'espressione regolare, quindi poi si faceva il parsing del di de, de, de questa roba qui e con quella eh, espressione regolare si andava a tirar fuori i pezzettini di messaggio segreto, quindi in qualche modo è come se si fosse autogenerato il, il, il soldato col cappello e se avesse nascosto eh, l'informazione nei, nei capi e Cosa eh, di nuovo per l'epoca è, è, è difficile da, da rilevare perché sembrava del traffico HTTP, che ce n'è ovunque in più con dei contenuti XML e eh, benini formattati bene. Quindi, eh, diciamo, uno si vedeva questo traffico XML .net e eh, in realtà erano le comunicazioni di comando e controllo del malware. Ancora un esempio ultra recente. Questo qui maggio 2021 Steam Hide malware che girava sulla piattaforma di gioco Steam. Lì c'è il meme del Blinking Eye che in realtà aveva nascosto un payload, questa volta qui non steganografato, cioè quindi non alterando i pixel, ma utilizzando una tecnica di Information Hiding che nascondeva in un campo exif invece di esserci una stringa, eh, c'era invece un pezzo di, di, di codice che era il payload del malware. Oppure il eh, Ocean Lotus, ancora più recente, che conteneva, eh, utilizzava la tecnica steganografica in questo modo. Si aveva un loader su disco, un'immagine lecita su disco, che però conteneva con un meccanismo steganografico di, questa volta su diversi bit significativi a secondo dello spazio colore, lo schema è messo lì, due nel blu, tre nel verde, tre nel rosso, utilizzando la tecnica che vi ho fatto vedere all'inizio con la foto dell'aeroplano, eh, presa dall'aeroplano, che veniva utilizzata in questo modo. Quando il malware si attivava e invocava la DLL, la DLL caricava il contenuto dell'immagine in memoria, e in memoria faceva tutta una serie di meccanismi di estrazione dai pixel di informazione, andava a fare una XOR, una, una decrittazione, andava a, in qualche modo, a eh, tirare fuori l'informazione, tutto fatto in memoria. Quindi non era un vero malware fileless, però utilizzava, diciamo, questa tecnica qua per eh, celare un payload sul file system e poi, boom, lo eh, esplodeva e, eh, 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 in memoria. Quindi di nuovo il carrier, in questo caso, un'immagine e una tecnica steganografica, ovvero di eh, nascondere le informazioni dentro altre informazioni, in questo caso dentro un'immagine. Di nuovo, una volta che so che hanno usato questo trucchetto qua dell'immagine, tu so dove colpire, ma a priori diventa, eh, diventa eh, difficile. Siamo finiti nello spazio perché questa qui è una. Eh, foto del telescopio James Webb recente di un attacco di due o tre settimane fa dove dentro ai pixel di questa foto utilizzando una tecnica steganografica molto simile a quella che vi ho spiegato all'inizio sempre col bit meno significativo in realtà c'è un malware nascosto in Go, eh, un malware scritto in Golang in Go che è nascosto che è nascosto qui nel, eh, in questa immagine e viene utilizzata in una catena di attacco. Eh, catena di attacco. Eh, eh, geni perché uno hanno usato l'immagine del momento, quindi del James Webb Telescope quando è uscita la notizia tre settimane fa e quindi in qualche modo vedersi queste immagini che giravano eh, non destava sospetto perché il contenitore, il carrier non deve essere anomalo. Pensate sempre all'esempio del povero soldato, cioè se io attraverso le linee nemiche mando uno vestito da soldato, coi capelli lunghi, il tatuaggio, però vestito da soldato, non dà diciamo non desta sospetto. Se però invece che vestito da soldato lo mando con la 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 maglietta del, delle Spice Girls e vestito di rosa, dicono una roba fuori contesto okay? eh, risulta anomalo quindi anche il contenitore deve essere diciamo deve essere in qualche modo scelto in maniera oculata dall'attaccante è il motivo per cui non si usano eh, donne nude non si usano immagini di un certo livello perché eh, uno saltano all'occhio e due uno potrebbe dire: Ma cosa ci fa questa sul mio computer? Cosa ci fa questo tipo di scambio di, di immagini? Mentre quello del telescopio James Webb, in un momento dove faceva notizia, poteva essere eh, lecito. Quindi importanza anche del contenitore. E quindi eh, foto de, de, del telescopio James Webb: Geni perché, uno, l'immagine del momento, e due perché tutta nera. Quindi alterando un po'chino i pixel, non ci sono grosse sfumature di colore, non ci sono grosse zone per cui se altro i bit meno significativi potrai vedere dei piccoli artefatti, è una murata nera e quindi nascosto lì dentro il malware in Golang. Lì in basso c'è un link a, un, a una lista che mantengo io con un collega polacco di tutti gli attacchi che vengono osservati e di cui ho traccia eh, e quindi vi invito a vederla. E dal, dal, dall'universo finiamo nel piccolo, nel piccolo, andando a vedere lo schema delle colluding applications. Cioè abbiamo visto oh, fino adesso cosa? O nascondo dentro un'immagine un carrier per muovermi dei contenuti, quindi uso l'immagine come se fosse una sorta proprio vera di piccola cassaforte, oppure uso del traffico di rete, in questo caso traffico HTTP. Per non destare sospetto facendo vedere un flusso di traffico lecito, oppure un'altra tecnica che posso utilizzare eh, dell'information item, ovvero di nascondere informazioni, è quella per implementare un attacco delle colluding application. Cos'è lo schema di attacco delle colluding application? È la capacità di due applicazioni o due thread o, o, o due processi che sono isolati isolati perché o confinati in una sandbox o perché il sistema operativo eh, con memoria protetta, eh, file system, eh, macchina virtuale, eccetera, eccetera, non permette di, a loro di scambiarsi informazioni, che cercano di trovare un meccanismo per comunicare fra loro. Perché lo fanno? Perché, perché uno vorrebbe, ad esempio, voler, vorrebbe riuscire a. Bypassare una sandbox o una macchina virtuale, ad esempio, oppure per capire se due macchine virtuali sono sullo stesso host per fare reconnaissance sull'hardware, cioè ci sono tutta una serie di motivi, di schemi di attacco molto complicati. E comunque io vi spiego solo il, diciamo, il paradigma di attacco e lo faccio non a caso passando dalla galassia a per farvi vedere che l'informazione uno la può nascondere ovunque, che è un po' poi il cuore del messaggio che vi do, che dal momento che l'informazione può essere nascosta ovunque, eh, poi è molto difficile anticipare l'attaccante. Comunque, quello lì che vedete è il, eh, lo schema, una, una foto del buffer di silicio vero di un processore Apple M1 che si è scoperto avere la seguente CVE, che è la CVE la 3747 del 2021. Falla molto sciocca, molto sciocca, che è probabilmente poco pericolosa, ma che eh, può essere utilizzata ed è stata utilizzata per un meccanismo di information hiding. Quindi mi fa piacere a grandi linee farvi vedere per cosa è stata utilizzata. Allora, su cosa si basa la falla? La falla si basa, io ovviamente per motivi pittorici ho collocato eh, il, il, la falla hardware lì, io non sono, non giuro che sia proprio in, in quel transistor lì, potrebbe essere anche un po' più in basso, quindi non pigliatela come oro colato se qualcuno sa riconoscere i core, sa riconoscere le GPU e tutto. Comunque la falla si, si basa su questo. All'interno dell'Apple del, dell M1 c'è un registro ARM che non si sa cosa serva. Non si sa cosa serve. Molto probabilmente Apple non voleva lasciarlo lì eh, disponibile. Probabilmente era di testing eh, oppure di una, di, un, di una fase di design passata e quindi è rimasto lì come un refuso. Comunque c'è un registro ARM di, che, di cui non si conosce l'utilizzo. Però per un errore, molto probabilmente, è rimasto ehm, disponibile agli Elo, gli L0, cioè le applicazioni di utente che hanno il più basso livello di esecuzione. Questo è il motivo per cui la falla poi viene abbastanza derubricata, a una sciocchezza. Il problema di questo registro è che eh, ehm, essendo lasciato lì li, li, di libero accesso e non opportunamente sovrascritto, può permettere a due eh, processi di comunicare fra di loro anche se isolati, come un processo 1 che è lì blindato dal kernel, memoria protetta, tutte le varie tutti i vari layer di sicurezza, può scrivere nel registro una serie di bit, un paio di bit segreti, mh? nasconderli lì. Poi quando un processo numero 2, un secondo processo col contest switch in un altro core ha accesso a quel registro lì può andare a leggere il segreto che ha scritto il processo 1 che ha lasciato depositato lì come se fosse no? due spie si incontrano lasciano in un, nascosto in un muretto un, un segreto poi arriva l'altra spia con il cappotto tira fuori il segreto dal muretto e se ne va stessa cosa utilizzano come secret storage nascondono l'informazione in un registro lasciato lì per errore. Risultato, i due processi hanno un canale nascosto e possono comunicare nonostante la memoria protetta, blindati, eccetera, eccetera. Allora, eh, vado adesso, accelero, per arrivare ai problemi, rilevamento e contromisore, ma tutto sto cinema qua. Cosa ci si può fare? Come si possono rilevare? Quali sono le contromisure? Allora, il problema, come avete visto, è che posso nascondere roba nelle immagini, nel traffico di rete, dentro i registri, ma posso usare la steganografia, oppure posso appenderla in fondo all'immagine, oppure posso metterla nel, nel campo exif. Quindi, eh, eh, io dovrei vedere tutto, dovrei. Di ispezionare tutto, eh, te eh, tecniche diverse, meccanismi diversi, quindi non riesco a generalizzare questa roba qui. Quindi eh, andare a beccare questa roba qui è un casotto, eh, scusate il termine. Quindi, io vi do quattro idee, vi busto lì quattro idee nel caso in cui eh, in futuro avrete a che fare su sta cosa qui, mh, con questo fenomeno qua. Prima, conosci il tuo nemico, una fase di studio. Precedente al eh, fatto che mi utilizzino poi eh, dei carrier per eh, bucarmi un sistema. Cosa vuol dire questa frase che mi rendo conto che è ultra involuta? Vuol dire che Devo cercare di capire se io ho delle vulnerabilità steganografiche nella mia rete e nel mio sistema, devo andarmi a leggere la letteratura, leggere i pattern di attacco per capire se ci sono dei pattern ricorrenti. Esempio classico: siccome il TCP ha dei bit riservati, 4 bit riservati, che lo standard dice dovrebbero essere messi a zero, ma molto spesso nessuno mette a zero e nessuno controlla. Un attaccante cosa fa? Potrebbe nascondere delle informazioni dentro a quei bit riservati lì e farle passare in rete. Quindi capire se ho questo tipo di vulnerabilità, capire se posso andare già a, eh, eh, seguendo gli standard, a in qualche modo sovrascrivere, sanitizzare campi, eh, protocolli, eh, contenuti da questo tipo di attacchi qua. E servono i tool giusti. Vi lascio una lista di tool che sono quelli lì, che potete, sono tool molto banali, diciamo di livello zero per fare l'analisi. E poi vi eh, lascio un link a Pickup Stego, che è un tool che abbiamo fatto al CNR nel nostro gruppo, l'ha fatto eh, Marco Tuttagli, un mio collega, che permette di prendere dei. Eh, traffico pick-up pre-registrato, mettere dentro delle comunicazioni nascoste di rete con dei parametri, cioè posso scegliere dove nasconderlo, in che parte del traffico, eccetera, e poi di replicare il traffico eh, di modo da poter testare firewall, IDS, eccetera, se sono permeabili a un certo tipo di eh, canali nascosti. Quindi, uno, prevenire. Due, lavorare sulla visibilità. Cosa vuol dire? Io, dal momento che dovrei guardare in diversi posti gli header di diversi protocolli, le immagini, i, 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 i processi che scrivono nei registri ARM, eh, divento pazzo, dovrei avere tutta una serie di tool messi tutti in cascata, cioè diventa veramente difficile. Un'idea un potrebbe essere quella di utilizzare tecniche tipo eh, quelle rese disponibili dall'Extender Battle Partner Filter, il BPF di Linux, che permette di estendere le funzionalità del Kernel Runtime per eh, rendere osservabile tutta una serie di chiamate a sistema, di hook, di code, eccetera, di un host o, o, o di un apparato Linux. L'idea potrebbe essere quella, quindi, di andare a scriversi diversi hook, sia per la rete, sia per le system call, per andare a vedere se ci sono dei comportamenti anomali, per avere diciamo un'unica tecnologia che mi permette di vedere in posti diversi, in qualche modo per recuperare lo svantaggio che io dovrei andare a vedere eh, eh, da tutte le parti. L'altra idea è quella di essere olistici, cioè non andarmi, non andarmi a, a focalizzare sul fatto che io voglio andare a cercare il, la, la, la tecnica steganografica aggredendo, andando a fare steganalisi dell'immagine, cercare i pixel, le correlazioni, roba che... Magari non, non conosco, usiamo il triangolo magico che dice che se metto della roba, gli altri due, gli altri due parametri si devono muovere. Quindi non andare a fare l'analisi sulla bitmap, sui bitplane a cercare le correlazioni del rumore per vedere se è stato alterato, ma ad esempio, guarda la consistenza della dimensione del file rispetto a un originale di quella risoluzione, anche nel caso di stemide: siccome c'è della roba messa nei tag, Exif ho un'immagine che mi pesa una tonnellata perché c'è poi un sacco di testo nei tag. Quindi, non andare a pigliare di, di, di punta la tecnica di information hiding guarda se lascia tracce in giro. Quindi, un esempio potrebbe essere questo. L'altra idea è quella di astrarre. Ma se io ho due processi, se io ho due processi che uno scrive nel registro ARM, l'altro legge dal registro ARM e vado, devo farmi un sistema di inspection a basso livello in SM e tanti auguri. Oppure c'è un processo che eh, alloca memoria, di alloca memoria con un pattern e l'altro processo guardando la memoria libera se cresce o, o diminuisce, capisce se l'altro gli sta parlando. Oppure, c'è cioè due processi che cambiano i permessi, sto dicendo tutti i canali veri che si osservano in letteratura. Oppure, ho un processo che altera il, il, la distribuzione di maiuscole e minuscole nel nome di un file e l'altro capisce in base al numero di maiuscole e minuscole se pari o dispari se mi sta dicendo 1 e 0. Cioè, quindi invece di andare a vedere, avventurarsi a ispezionare, a monitorare il comportamento dei processi in memoria, sulla CPU, sulle system call, sul file system, sugli intent, sui lock, sulle numerazioni di, sulle numerazioni di proprietà, cioè su una roba eterogenea e gigantesca per capire dove stanno nascondendo informazione. Io potrei astrarre. Esempio, ricordate l'esempio che abbiamo fatto tre minuti fa dei due processi che scrivono nel registro ARM? Questa roba qui, per funzionare, ha un piccolo, lascia una piccola traccia, ovvero un processo si attiva, scrive sul registro ARM, il secondo processo legge da registro ARM. Allora, questa cosa qui, perché funzioni, occorre che il processo che scrive, che scrive si attivi e scriva, il processo che legge si attivi e legga, e questa roba qui non può essere troppo decorrelata nel tempo, perché altri processi potrebbero scriverci sopra. Oppure se un processo aumenta un la dimensione di un file temporaneo sul file system per ridurre lo spazio vuoto globale in modo da indicare se riduco lo spazio vuoto 1, se aumento lo spazio vuoto 0, quindi facendo delle allocazioni e di allocazioni, gli altri processi poi leggono e scrivono sul file system, potrebbero eh, rompere l'informazione segreta, potrebbero interferire. Allora i processi si devono alzare. E svegliare, cioè scusate se uno svegliare e addormentare, con una statistica correlata. Il processo 1 si sveglia, scrive sul registro ARM, va a dormire, il processo 2 si attiva, legge dal registro ARM, va a dormire e così via. Allora, processi che fanno questo numero qua, cioè di colludere nascondendo, leggendo informazioni, spesso hanno un'alta correlazione nei tempi di wake up, e sleep e nei tempi di attività quindi idea non andare più a vedere l'attacco specifico ma andare a vedere se ci sono dei comportamenti diciamo di alto livello di alto livello delle correlazioni ad esempio nei processi e come si attivano per capire se stanno di fatto nascondendo o leggendo dell'informazione che okay, questo è un esempio abbastanza diciamo eh, astratto però eh, ci sono dei malware per Android, ad esempio Suncomber, che eh, permette di bypassare una sandbox eh, un, acquisendo un lock sullo screen, poi andando in sleep, poi acquisendo un altro lock sullo screen, poi andando in sleep, un altro processo guarda se lo screen è lockato, si addormenta, eccetera. Quindi con un meccanismo anche molto complicato di processi che. Eh, Loccano una risorsa, l'altro processo guarda se è locata. Se sì, va, allora vuol dire che questo processo mi sta dicendo una cosa, se no, un'altra. Quindi anche con una codifica molto complicata. Che però si devono attivare vicini nel tempo, perché se no, se, se un processo rilascia o blocca una risorsa, tutti gli altri processi che competono, vanno lì a. a, a, a a, a, a bloccarla o a rilasciarla il processo quando poi si sveglia e va a vedere lo stato della risorsa dice ma sarà stata del processo originale o degli altri 7000 processi che ci hanno messo le mani sopra nel frattempo quindi devono essere in qualche modo correlati nel tempo queste tecniche qua di eh, diciamo di nascondere informazioni di nascondere informazioni si possono utilizzare anche per scopi difensivi quindi Altro, eh, diciamo, takeaway message che vi do è che, uno, non esiste una eh, tecnica generale perché io non so in anticipo dove, di difesa generale perché non so in anticipo dove sarà nascosta la roba, quindi non esiste. Due, c'è il triangolo magico, ogni volta che io faccio eh, utilizzo un meccanismo di information hiding, in qualche modo altero l'equilibrio dei, eh, diciamo, dei parametri del carrier e quindi posso sfruttare questa cosa qui Tre, terzo takeaway message l'information hiding è un'arma a doppio taglio cioè che può essere usata per sia per attacco sia per difesa e eh, vi voglio dare come eh, ultimo bit anche un, un due esempi di information hiding per la difesa, perché queste tecniche di difesa sono utilizzate anche dagli attaccanti. Allora, nel caso della difesa, eh, la letteratura utilizza eh, molto spesso il concetto di watermarking. Cos'è il watermarking? È il meccanismo per cui io nascondo dell'informazione all'interno dell'altra, quindi proprio lo stesso esempio del soldato eh, col tatuaggio, quindi la tecnica steganografica. Per scopi, diciamo, eh, legittimi. Tipicamente io voglio nascondere un dato benigno, benigno quindi non un periodo malevolo, ma un dato benigno, per tracciare dei dati, gestire la proprietà intellettuale e rilevare manomissioni. Cioè io potrei nascondere dell'informazione dell dentro una eh, dentro una contenitore per capire se qualcuno l'ha manomesso oppure per capire questo contenitore dove è andato tracciarne tracciarne il diciamo, tracciarne la diffusione allora per fare questa cosa qui l'informazione che devo nascondere qui dentro che è soggetta sempre al triangolo magico quindi il meccanismo è sempre lo stesso, eh, posso usare, ad esempio, lo schema LSB per nascondere invece che un payload malevolo nell'immagine potevo nasconderci copyright Luca Caviglione, cosa che si fa, cosa che si fa, se andate su Instagram eh, queste cose qui ci sono molte persone che per il gestire il copyright utilizzano queste tecniche qua. Però l'informazione qui, la tecnica steganografica come può essere Beh, se io voglio fare in modo di rendermi conto che se il contenitore è stato alterato, l'informazione che ci devo mettere dentro deve essere robusta, cioè in modo che eh, eh, scusate, al contrario, se io voglio che, eh, rendermi conto che il contenitore che voglio proteggere con l'informazione nascosta è stato alterato, la tecnica deve essere fragile, cioè deve bastare che uno altri solo un pixel, solo un bit che trun. Il, il watermark dentro si distrugge così, io non lo trovo più e mi rendo conto. Se invece voglio tracciare, tracciare invece il, il, dove è andato in giro questo carrier, deve essere robusto, deve resistere ai ritardi, a tutte le varie manipolazioni. E inoltre i watermark possono essere mh, visibili, non invisibili, ehm, non, invertibili, ovvero che non possono essere sovrascritti. Cioè ci sono diversi tipi di watermark. Allora, qui vi faccio due esempi di utilizzo. Il primo è quello ovvio che eh, viene usato ancora oggi nei cinema per difendersi dagli screener, quelli che vanno con la telecamera e poi mettono su BitTorrent il film. Uno potrebbe, ed è stato fatto, nascondere nel video delle informazioni con delle tecniche anche abbastanza raffinate su... La coordinata GPS o il numero di serie delle, di, delle, di quella pellicola, così che i tizi del, dell'Universal, della Sony, della BMG, quando lo trovano in rete, riescono a decodificare il watermark e dire: Ah, questa è la coppia 75, quella che diamo al The Space a Genova. Quindi c'è qualcuno che ha il vizio di andare lì con la telecamera. Mandiamoci un po' qualcuno a verificare, oppure potrei andare a, a nascondere dell'informazione alterando, alterando il, eh, la mesh triangolare di, eh, un, um, di un oggetto 3D per capire se è stato modificato oppure di modo che se quando stampato, se uno non ha la licenza per stamparlo con la stampa 3D, viene eh, troppo rugoso, eh, spiacevole al tatto, quindi alla vista va bene. Il modello 3D va bene, però se stampato viene rugoso, non piacevole, imperfetto da, da incastrare. Quindi questi qui sono, ad esempio, meccanismi di information hiding, cioè nascondo l'informazione per proteggermi. Savanza dire che gli attaccanti poi vanno a cercare la letteratura, la letteratura su sta roba qui e dicono, ah, ho trovato una bella, un bel modo per eh, nascondere dell'informazione negli eh, oggetti 3D. Eh, potrei provare a fare un attacco quindi arma sempre a doppio taglio. un altro esempio eh, eh, ho quasi finito un altro esempio di eh, attacco che io potrei fare al eh, a un watermark in questo caso al watermark mio è quello del, del cropping cioè io potrei semplicemente tagliarlo via quindi eh, per dire che il watermark deve essere anche eh, Così come tutte le tecniche di information hiding, devono essere anche adatte all'utilizzo che si vuole fare. Perché se vuole proteggere, ad esempio, un certo tipo di eh, contenuto multimediale. Eh, il contenuto può essere croppato e questa cosa qui succede. Ci sono dei watermark invisibili anche spesso nelle partite di calcio e nelle partite di football ed è il motivo per cui, quando andate sulle reti peer-to-peer -peer pirata o in, eh, in alcuni video, eh, in alcuni siti di streaming, vedete a volte il, la rimessa laterale dal basso dove vedete solo. Che spuntano le mani oppure vediamo a volte il calciatore o il giocatore di football o il giocatore dell'NBA che salta, cium, esce fuori dal, dalla parte superiore del video per recuperare il pallone perché perché stanno croppando l'immagine per tagliare fuori del watermark che non è detto che sia visibile ultimo utilizzo e poi veramente ho concluso ultimo utilizzo è ehm, ovvero ultimo utilizzo ed è anche un ramo di utilizzo che ha dato una grossa spinta negli anni alla nascita di queste tecniche, sia per la difesa sia per l'attacco, perché poi gli attaccanti, andando a vedere la letteratura, andando a vedere i casi passati, prendono e utilizzano, è quella per, eh, diciamo, ehm, utilizzare le tecniche di information hiding per scopi di intelligence militari, spionaggio, però più che altro per evitare che sia nota l'identità di una fonte ad esempio nel giornalismo investigativo oppure in nazioni con regimi oppressivi per bypassare la censura oppure bypassare meccanismi eh, anche di controllo del traffico di reti visto che parliamo eh, oggi alla comunità, a una comunità di, diciamo di, di esperti di, di, di networking e quindi oggi anche purtroppo con le notizie di cronaca e, e anche eh, rilevante e vi faccio vedere un esempio eh, classico di eh, bypass dei, di censura su rete utilizzando ovviamente un esempio molto molto piccolo molto breve che è, eh, è molto semplice. Pensate nel caso in cui a, eh, avete il sospetto che qualcuno legge le vostre comunicazioni, ovviamente cosa fate? Cosa si fa criptografia? Sì, però si vede che dal mio computer c'è fuori un flusso crittografato e, e, e quindi dicono: ah, sto qui c'è dei segreti e arriva la polizia. Uno potrebbe utilizzare una tecnica di information hiding, ad esempio, cosa andando a nascondere i messaggi dentro il traffic class sperando che la rete non lo sovrascriva, non sia rete con qualità del servizio per cui eh, se no, non funziona più niente. Però potrebbe andare a nascondere le informazioni in alcuni campi di un protocollo, questo è un cover channel di rete dei più basici poi ce ne sono eh, meccanismi anche molto molto più sofisticati però uno potrebbe bypassare i controlli, i regimi eh, mandare informazioni eh, da terreni ostili oppure per, la sopra, eh, per sopravvivere in guerra eccetera utilizzando una tecnica di questo tipo, qui è un esempio l'abbiamo fatto, bastano tra righe di python con scapi, eh, abbiamo nascosto nel traffic class che del flusso originale fusso overt, quello che era contenitore, quindi i, i, la testa del soldato, abbiamo nascosto dentro eh, una stringa eh, asci e andando a modificare i vari eh, traffic class. Ovviamente canale lento, ovviamente canale che è fatto così senza un minimo di codifica, uno dice, vabbè, il traffic class era sempre zero, adesso c'è dei valori random, andiamo a vedere. Cioè, quindi poi bisogna usare degli schemi di codifica, andare molto piano, bisogna mettere tutta una serie di accorgimenti di cui oggi non riesco a parlarvi però per dirvi un'idea è quella di eh, andare a celarsi nel traffico di rete facendo un cover channel di rete queste cose qui utilizzate anche dai malware ci sono N malware che utilizzano questa roba qui per comunicare dentro il DNS dentro il CMP eccetera eccetera quindi concludo io volevo oggi rendervi eh, eh, aware eh, in, eh, aumentare la vostra awareness su un trend di attacco che utilizza l'information handling e la steganografia. Ora la conoscete, magari prima non la conoscevate, però sappiate che nel taschino del, del malvagio c'è anche questo. Il casino qual è? Che io a priori, non sapendo dove l'informazione viene nascosta, io devo guardare ovunque o aspettarmelo ovunque. E vi ho dato quattro idee. Eh, mh, anticipare, essere olistici, non prendere di petto l'attacco e lavorare sui tool che vi permettono di avere visibilità software su diversi artefatti in modo da non dover riscrivere tutte le vostre cose. Queste tecniche qua però le posso usare anche per tracciare informazione o per nascondermi dai regimi, cioè non è detto sempre che chi nasconde roba sia una carogna, lo faccia per eh, scopi offensivi, può essere anche per scopi di difesa, letteratura di riferimento, quella del watermark. Okay? Quindi eh, ho finito, ho finito, vi ringrazio per l'attenzione, scusate se vi ho rubato tre minuti in più e prima delle domande, prima delle domande vi rubo ancora un secondo per dirvi cos'è la trappola per canarini. Ovvero, anche io ho nascosto dell'informazione, in questo caso visibile, perché speravo che qualcuno la beccasse, spero che qualcuno l'abbia vista, cioè nella slide sul triangolo magico ho flippato una A. Quella lì è la mia informazione nascosta ma visibile, quindi un watermark visibile che io ho messo per questo torto. Quindi, se eh, io in qualche momento trovassi in giro eh, queste slide, uno screenshot eh, con la nascosta, dico: Ah, è qualcuno che mi ha liccato eh, eh, la presentazione quando l'ho fatta al GAR, perché quando l'ho fatta a Como invece avevo girato la eh, B. Ho veramente finito e vi ringrazio. Allora, buongiorno, grazie, buongiorno anche a lei. Può essere usata la tecnica steganografica per inviare informazioni nascoste all'occhio umano e quindi alla mente? Qui partiamo, alla, qui c'è la letteratura dei subliminal channel, che sono le comunicazioni subliminali, di cui io non, 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 non sono esperto, non so dire se è possibile eh, celarla alla mente, di sicuro. Ci sono eh, tecniche eh, che eh, permettono di nascondere informazioni nel file audio e non vengono eh, rilevate eh, dall'uomo perché è abbastanza documentato e c'è stato anche un malware che ha fatto questo che è eh, xRigmonero che nascondeva parte dell'informazione dentro un file wave. Allora, prima della domanda rispondo a un commento della signora Maria Teresa che chiede se l'immagine del tramonto, del tramonto scusate, viene da, era stata scaricata di sua volontà. No, era in bundle, veniva reperita dal, dal, dal malware. Quindi in questo caso il malware per diciamo, rendere il suo footprint di traffico... Di, di, di il suo bundle operativo, eh, diciamo, uh, più sturdy eh, utilizzava quell'immagine lì invece de, del classico DLL VB script che uno dice ah cosa ci fa questo file qui. Quindi era diciamo bandellato con il MAP. Allora. Eventuali eseguibili steganografate all'interno di un'immagine come vengono estratti ed eseguiti, è comunque necessario un launcher giusto? Sì, eh, degli attacchi di cui abbiamo eh, contezza, il, 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 diciamo, eh, il, il threat steganografico non detona mai da solo, viene sempre, viene sempre estratto perché è di fatto eh, parcheggiato eh, lì dentro. Um, quindi, in, in, adesso non vorrei dire un, in, in, una parola impropria, ma la dico lo stesso. Uno potrebbe pensare che di fatto uh, quando uno nasconde un, uh, un, 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 diciamo uno script, un contenuto dentro un'immagine, è come se facesse obfuscation, ma non voglio usare questo termine perché è un termine tecnico che dice qualche cos'altro. Però ha sempre bisogno di uno stage di estrazione. Perché eh, non è autodetonante. Quindi giusto. Finisce la domanda con giusto, giusto. Ci potrebbe citare qualche caso noto di attacco steganografico andato a buon fine. Allora, eh, qui su Freddo perché la memoria adesso mi, mi, mi abbandona. Di sicuro vi ho messo il, eh, il link stag in the wild di TAB, Luca Cav Stag in the Wild perché io lì li, li, annoto, li annoto tutti, quindi la risposta breve è eh, lì c'è tutta la lista, la risposta invece un po' più articolata è quelli che vi ho fatto vedere sono attacchi andati a buon fine, un attacco che mi viene in mente che ha avuto eh, successo è stato quello del gruppo eh, Magento eh, che eh, ha eh, diciamo eh, Viene viene, scusate, Viene solo il termine inglese targettato eh, il, il servizio Magecart, che è una piattaforma di e-commerce, e aveva nascosto parte dell'eseguibile di un web skimmer all'interno della favicon dello store dopo aver compromesso comunque i sorgenti cioè comunque una roba abbastanza rocambolesca e quello lì per diverso tempo gli ha permesso di sfiltrare dati di carta di credito e eh, credo, sono abbastanza sicuro però eh, se mai date una googlata eh, credo che eh, l'attacco abbia fatto una grande vittima illustre che era il sito della Tupperware che è eh, quella che vende tutti i contenitori per mettere la roba, riscaldarla al microonde. L'altra cosa, eh, l'altro attacco che mi viene in mente eh, abbastanza eh, famoso è stato l'utilizzo di Invoco e PSI Mage per distribuire eh, payload eh, malevoli eh, durante le Olimpiadi di, di Pechino, eh, le ultime. Invece, se parliamo di spionaggio, se cercate eh, spies versus spy, c'è una storia del spy ring, eh, mi sembra, russa, che è riuscita a sfiltrare non so quanti dati, eh, quanti dati nel 2010, ovviamente quello che abbiamo documentato è poco, utilizzando la steganografia. Altro esempio di steganografia un po' più sciocchino, però veramente importante che... Mh, L'intelligence dice che potrebbe essere un attacco steganografico. Se vi ricordate, Osama bin Laden quando appariva nei suoi video, che aveva sempre due fucili messi così, un fucile messo così, tre fucili, uno così, eh, a seconda del video, pare che l'intelligence eh, dice che il, eh, la configurazione dei fucili fosse. Eh, diciamo un carriero steganografico, cioè in realtà a seconda di come erano messi i fucili, chi vedeva il video sapeva, sapeva cosa voleva dire e forse un, un, avesse un certo tipo di informazione, quindi su questi qua sono i quattro che così a caldo eh, eh, a memoria, se no stag in the wild su github c'è cioè questa lista che mantengo con il collega Bajurczyk dell'Università di Varsavia dove man mano che troviamo degli attacchi documentati e reversati eh, li mettiamo di aver risposto con un, un po' di esempi. Potresti farmi qualche esempio di ampiezza di banda resa disponibile da formati comuni? Esempio, una JPEG 800x600x256 colori. rende disponibile realisticamente X-Byte di informazione una 1024x768 eccetera. Allora, eh, mi... Nel senso, eh, dipende dall'inizio. Allora, perché dico lì? Perché, innanzitutto, dipende dall'immagine. Perché eh, se io ti dicessi o le dicessi una JPEG 800x600 256 colori, utilizzo. Uh, tutti i bit meno significativi solo del rosso lì è facile fare il conto perché faccio 800 per 600 e basta quindi quelli lì sono i bit che ho però se l'immagine eh, devo vedere l'immagine come è fatta che elementi pittorici ha perché potrebbero esserci degli artefatti potrebbe lasciare degli artefatti quindi la risposta uh, brutale è prima di tutto bisogna conoscere la tecnica perché ci sono anche delle tecniche che vanno ad alterare la trasformata discreto coseno del JPEG, ci sono anche delle tecniche spettrali anche molto complicate, però con l'LSB l'ampiezza di banda è 800 x 600 per numero di bit che utilizzo. Utilizziamo la steganografia LSB sui 3 bit, quindi 1 per colore, 800 x 600 per 3 bit. Quella lì è la banda. Però molto probabilmente non li userete tutti perché potrebbero esserci degli artefatti. Quindi, eh, quindi la risposta è... Eh, dipende. Una cosa che si può fare è, infatti c'è tutta una letteratura, è o oh, provare a generarsi l'immagine migliore per quel payload, cioè sapendo che io voglio nascondere della roba che... È fatta così, così altere, altererebbe i bit meno significativi in un certo modo. Mi vado a generare l'immagine migliore perché c'ha la nuvola qua, l'ombra di su, il tratto di là, di modo che non si vedono gli artefatti. E qui, come si potrà intuire, c'è tutta una branchia dell'avversario al machine learning di gente che genera immagini tutto il giorno. Oppure posso lavorare a livello di codifica, cioè invece di prendere come si fa spesso, un file asci, un file incodato in base 64 e bit a bit lo vado a mettere nell'immagine della giusta lunghezza, io prima faccio una precodifica per decorrelare i valori di 0 e 1 per evitare che ci siano pixel troppo dello stesso colore o che cambiano colore troppo rapidamente. Comunque l'upper bound, bound è con la steganografia LSB, numero di bit, per risoluzione, i cookie usati agli albori potevano essere considerate tecniche di information hiding? Dopo sono venute lo scoperto e sono noti. Insomma, l'information heading ha delle fasi: nascita, vita, morte. Allora, Grazie per la domanda. Allora, ci sono degli attacchi che hanno utilizzato i cookie, il cookie header dell'HTTP, e sono. Tecnica di information hiding. Effettivamente è una gran bella osservazione a ah, nascita, vita o morte. In questo senso, qua eh, la morte è quando uno eh, scopre dove è nascosta l'informazione. Cioè eh, sempre l'esempio dei soldati. Se io scopro che il mio attaccante tatua la gente sul cranio, lì, la, la morte è un. un l'epoca non c'era la macchinetta elettrica ma la morte è media world 10 euro di macchinetta elettrica e ning tutti quindi quella tecnica lì diventa illusabile questa è anche una grazie per la domanda perché quindi nascita vita morte sì dove la morte è la diciamo la scoperta dell'immagine che a volte poi la scoperta del metro che a volte poi uno magari scopre che l'attaccante nasconde l'informazione in un certo posto, però poi fa caldo andarla comunque a cercare, cioè magari l'attaccante nasconde la roba andando a modulare il ritardo fra una get fra una 200k, un ringing di un servizio SIP, cioè può essere una roba anche cioè da, da, da neurodelirio, quindi uno lo sa e dice sì, però come vado a farla, a rilevarla col mio firewall, mi servirebbero dei timer, cioè non... Quindi potrebbe anche essere complicato. Però eh, è interessante anche, oltre che nascita e morte, vita, perché eh, per non farsi beccare o per non risultare in un'anomalia, eh, l'attaccante, se sa che il difensore comunque potrebbe conoscere, potrebbe conoscere il meccanismo di, eh, di information hiding, può sempre cercare di andare un po' più piano per il triangolo magico usare sempre un po' meno un po' meno diciamo uh, un po' meno contenitore per uh, non farsi beccare cioè nell'esempio delle immagini nell'esempio delle immagini supponiamo che io ho il sospetto che uno nasconda uh, i, 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 il contenuto dentro le immagini lo so quindi nascita lsb vita morte perché adesso io lo so come faccio a rilevarla dico guardando adesso sparo una cosa totalmente senza senso andando a cercare la cross correlazione fra i valori dei due pixel adiacenti perfetto quindi arriva l'immagine con dentro USDIF 500 700 900 oppure 20.000 pixel Alterati, tu faccio la correlazione, mi viene un valore folle, dico ah, ti ho beccato. E quindi ho ucciso questo meccanismo qua. L'attaccante però può dire: vabbè, ma io, sai, invece che un payload da 20.000 pixel alterati, ci metto giusto tre numeretti che mi servono per eh, un bitcoin. Ho una chiavetta mh, che mi sa, oppure il comando attacca codificato nel mio pseudoprotocollo che è appunto esclamativo dollaro. E lì c'è di pixel alterati 3, 2. Allora, quando trovo la cross correlazione di 2 pixel 3 pixel alterati, non lo becco l'attacco. Non lo becco perché i pixel sono correlati dell'immagine. Quindi, cosa voglio dire? Che un attaccante potrebbe far rivivere il metodo andando un po' più piano, infatti. Nella guerra per la mitigazione dei canali raramente si riesce ad eliminare un sistema steganografico, cioè non è che posso dire mai più tramonti, mai più BMP, no, devo cercare di essere bravo a beccarli di modo che. La banda per cui non riesco a beccare l'attacco sia così piccola, un bit, 0,5 bit al secondo, cioè così risibile che un attaccante dice: No, guarda, questo tipo di comunicazione qua non mi conviene. Perché se dovessi usarla per mandare i comandi o, o per mandare un pelo, dovrei mandare invece che un tramonto, dovrei mandarne 30. E allora lì sì che divento visibile perché, come mandare in mezzo alle linee nemiche un pulmino di soldati uno e uno dice cosa fanno mille soldati con i capelli lunghi sta mandando qualcosa quindi eh, nascita vita morte con un po' di, di, di feedback no? un nascita vita morte e un minimo di reincarnazione infatti poi ci sono i, poi, i movimenti laterali quando Stimaide, che del 2011, del 2021 quando tutti hanno cominciato a guardare la steganografia LSB anche McAfee aveva fatto la Steganographic ehm, Stegano Initiative dove tu caricavi le immagini nel suo servizio e ti diceva se, e non si sa con che metodo le, le controlli, ti diceva se probabilmente sono state manipolate gli attaccanti, hanno fatto un movimento laterale, hanno detto vabbè, li mettiamo nell'EXIF, che comunque l'EXIF è la parte di metadatazione e quindi sfugge un controllo invece di qualità pittorica o di eh, histogramma o di correlazione sui pixel. Sì, volentieri potrebbe farci rivedere la slide della regola del triangolo magico. Sì, grazie alla regia, la slide era là, era all'inizio, aspettate. Scusate, mi avvicino perché la mia capacità di vedere le miniature... Eccola qui. Eccola qui. Allora, il... il eh, io ho, messo, ho citato un, un, un paper dove ci sono anch'io per il triangolo magico per il semplice motivo che me la sono autocopiata e incollata da solo, ma questa qui è una roba nota dalla letteratura della Steganadisi, della Jessica Friedrich, eccetera. Eh, si, si dice bandwidth in realtà, si dice bandwidth eh, perché eh, è sempre sotteso il gusto quando si fa sta roba qui che uno nasconda l'informazione per poi mandarla a qualcuno è per questo che si dice banda infatti in alcuni test invece si dice capacity che ha la capacità cioè che è quanto il carrier può eh, contenere e quindi io che ho eh, la mia estrazione è quella dei cover channel più che dello storage dell'offuscation, del data hiding statica quello di, della generazione di cover channel tendo a preferire la Bandit, che dà il senso di, di throughput di quanta roba puoi muovere. In alcuni casi, in alcuni testi, in alcuni lavori, propongono non il triangolo magico, ma non so se si chiami pentagono magico, ma un'altra cosa magica, che ha anche altre due metriche. Eh, di cui eh, una è sicuramente la, eh, il, il costo steganografico, cioè quanto eh, costa andare a nascondere il dato. Ed è, eh, un, un, diciamo, questa roba qui è nata nei eh, meccanismi che eh, nascondono l'informazione in traffico VoIP e in traffico audio, più che altro perché gli mancava, gli mancava il, la metrica per dire, ma se io, ad esempio, eh, cosa che si fa, eh, che si è fatta, eh, ma se io, ad esempio, andassi Ah, eh, nel VoIP, quando trasmetto il silenzio, quindi col VAD, eh? quindi senza VAD, scusate, quindi che trasmetto anche i momenti di silenzio. Se io andassi a giocarmi un po' di silenzio per metterci dei dati, ovviamente il silenzio non sarebbe più generato dal codec, non sarebbe più campionato con tutti i crismi perché ci sarebbero dei dati arbitrari, ad esempio andando a toccare il bit meno significativo dei campioni, quello che è, eh, cambierebbe il rapporto segnale rumore. Quindi il costo in termini di qualità eh, cambierebbe e quindi eh, alcuni, alcuni, oltre che il triangolo magico, utilizzano anche, aggiungono a volte delle metriche che gli permettono di eh, dire le stesse tre cose però senza fare dei voli pindarici. Eh, però diciamo lo standard de facto è il, il, il triangolo che ce l'ha nascosta. nascosta. L'uso di algoritmi di hashing, ad esempio, lo SHA-256 non può essere una valida forma di difesa da di attacchi steganografici, eh, perché? Nel senso che eh, se uno mi dice che tutte le comunicazioni fra me e lui vengono criptografate, eh, io allora non ci posso più mettere le mani. Io che sono l'attaccante, se, se agisco in man in the middle, non ci, non, non, eh, non ci metto più, non ci riesco più a mettere le mani e mi taglia fuori. Infatti, è il motivo per cui anche nell'esempio io vado a sovrascrivere nei bit non utilizzati del TCP o nel traffic class, ma se quello lì è dentro un tubo di una VPN, io sono spacciato. Invece eh, no, viceversa no, cioè se io vado ad esempio a, ho eh, un'immagine, facciamo l'esempio un dell'immagine, ho un'immagine e eh, nell'exif invece che il in nome della telecamera Canon ci metto Luca Caviglione, poi questa cosa qui viene crittografata e tutto. Eh, quando arriva a destinazione che viene decrittografato e tutto ritorna al contenuto originale quindi non, ehm, non mi hai fatto niente è vero è vero che nel man in the middle se ci fosse il cover sender il cover receiver che vogliono inserire le stesse informazioni in, in mezzo a un flusso overt in chiaro eh, crittografarmi mi, mi rovini perché io non riesco più a metterci le mani dentro però però quindi la risposta se ho capito bene la domanda e lo scenario è sì. Però ci sono dei metodi anche che sono insensibili a questa cosa qua. Esempio classico, i timing channel, dove flusso di rete che può essere criptografato come vuoi utilizzando SSL, TLS, eh, tutto quello che vuoi. Quindi che eh, nessuno può andare a smaniuscarci sopra perché eh, ovviamente... Eh, l'attaccante oltre che non capire come tocca eh, si romperebbe il meccanismo crittografico e quindi gli host chiuderebbero tutto, però possa ad esempio codificare informazione nel ritardo fra due pacchetti, timing channel, che ci sono alcuni anche in ambito di industrial control system per eh, sfiltrare informazioni, cioè io non modulo più l'informazione dentro al... <ride> Al, al payload perché tu me l'hai fotografato. Ma nel tempo di interarrivo fra un pacchetto e l'altro, triangolo magico banda ridicola, robustezza, eh, robustezza ridicola perché basta che ci siano i vari delay, tempi di bufferizzazione nei router delle ritrasmissioni, mi si scasina tutto per andare a trovare. Tanti auguri. Quindi spero di aver risposto. Eh? Se no, sono disponibile per il secondo ora. Molto interessante, ma una, grazie. Ma una volta che scopro di essere sotto attacco stegano un grafico, come mi difendo? Quali contromisure adotto? Eh, le contromisure, purtroppo non esiste one fits all, eh, dipende. Eh, dipende. Cioè, ad esempio, se parliamo di reti, eh, uno fa dei test con dei tool, tipo quello che abbiamo sviluppato, che ora cioè, è un tooletto basico, però, se uno ha quella, quella paura lì fa tutta una serie di test, e mette su in piedi tutta una serie di eh, regole, eh, sanitizzazione, cioè ad esempio comincia a sovrascrivere come un pazzo tutti i, i, i campi eh, non utilizzati eh, a seconda degli standard RFC, in modo da dire, guarda, io ho paura, devo fare una cosa super segreta, ho paura di essere sotto attacco steganografico, allora abilito solo questo protocollo, questo, questo, questo e quest'altro. Perfetto. Inizio dicendo RFC 794-793 non ricordo. Eh, vedo come sono gli header, vedo come sono gli option, vedo come sono i field non utilizzati del TCPP, Questi 4 bit, qua non erano tutti a zero e li sovrascrivo sempre a zero. Che se uno ci mette la roba lì, tu glielo segato. Poi comincio a dire: eh, Ho paura che la gente mi codifichi il, nel tempo di interarrivo fra. Eh, due pacchetti eh, dell'informazione bufferizzo, metto un buffer io prima di mandare tutto, vroom, bufferizzo oppure aggiungo un delay random. Poi ho paura che ci sia della gente che mi gioca col get al post random ogni tanto del traffico http, butto via qualcosa per eh, scasinare il tutto ovviamente pago pago che l'utente a volte gli si crasha la connessione oppure c'è dei delay aggiuntivi cioè pago un prezzo non è gratis però vado a fare tutte queste robe qui oppure ancora un altro esempio faccio un software super devo fare un software super sicuro sull'http ho paura che mi usino i commenti prima cosa che faccio faccio un addon un plugin per Apache che è Scrappi via tutti i commenti e così mi sono tolto quella roba lì. Poi faccio anche che uno potrebbe anche dire ma io codifico l'informazione nei tag perché i tag non sono case sensitive e potrei scrivere head maiuscolo oppure H maiuscolo e ad minuscolo oppure HEA Minuscolo D maiuscolo, potrai codificare dell'informazione nella distribuzione dei tag maiuscoli o minuscoli, perché se no casi in ti da vrum, converto tutto. Quindi quali contromisure adotto di, sono dipendenti dallo scenario, però di nuovo sono anche dipendenti. Cioè, non esiste una cosa unica. Cioè, dal momento che io posso nascondere ovunque, ne devi adottare 180 milioni. Eh, non ne esiste una generale, è proprio qui. La difficoltà della difesa e la potenza dell'attacco che alla fine cioè, tu vedi degli attacchi dove gente che scrambla registri fa tutte delle robe allucinanti. Qui alla fine parliamo di una riga di Python, cambiare un bit meno significativo di un'immagine è anche una roba relativamente semplice. La, tra virgolette, la potenza è che tu non sai dove ti sta nascondendo la roba. Quindi eh, le controvisioni le puoi usare o alcune generali, tipo alcune regole generali sul faro, o fare alcuni test sul file system cercando nelle immagini con, con delle heuristiche, oppure tu fai il tuo sistema e dici: Guarda, by design, ho paura di questo tipo di attacchi e Quindi eh, fai quello che dicevamo prima, cioè eh, vai a tappare più falle possibili degli attacchi noti, che conosci, oppure bafferizzando, facendo tutta una serie di cose che rendono eh, eh, all'attaccante che volesse usare questi meccanismi, qua eh, la vita più difficile. Ma non è un po' basare tutto sul, sulla security through security, il tutto funziona finché nessuno sa come funziona. Sì. sì, la risposta è, è sì. Fino a, io faccio sempre l'esempio della chiave sotto lo zerbino. Fino a quando il vicino non ti becca che la nascondi lì sotto, che poi ci va lui, sì. Eh, sostanzialmente eh, sostanzialmente eh, eh, è proprio così. Eh, diciamo, eh, l'attaccante non sai mai da dove arriva. E, e, e lui, eh, però è una security through obscurity però molto molto easy nel senso che vabbè tu mi becchi mi sposto la metto nell'exif vabbè ma tu mi becchi ancora la pendo in fondo vabbè tu mi becchi ancora la metto nella trasformata coseno vabbè mi becchi ancora la metto nel canale alfa cioè è una security through obscurity sono d'accordo sul, sulla filosofia però dove la simmetria fra attaccante e difensore è infinita cioè l'attaccante può veramente metterla ovunque ci sono anche tutta una serie di malware che avevano il comando in controllo dentro i tweet che leggendo un, un, un account Twitter eh, a secondo del numero di, di lettere pari dispari o i segni di interpunzione andando a leggere quell'account Twitter eh, capivano che comando stava dando il bot master eh, ce ne sono nei commenti di youtube cioè il, il problema è che security through obscurity Mondiale, cioè totale, però il, il, diciamo la filosofia è questa: eh? fino a quando non, non lo so, eh, tutto funziona assolutamente. Sì, I, grazie per i complimenti. In pratica, se un'immagine venisse alterata su un qualsiasi server web, esempio IMPS, colpirebbe indistintamente chiunque si collega ai servizi IMPS. Grazie. No, in realtà no. Nel senso, cioè in realtà no, in realtà sì, eh, da capire, nel senso che eh, se eh, la parola IMSS è quando parlavo di Usnif, lì funzionava così, hanno creato del phishing fingendo una comunicazione da parte dell'IMSS, l'allegato era questo eh, VB con eh, una macro, eh, questo Falexer scusatemi, con una macro malevola la macro malevola quando attivata recuperava l'immagine con all'interno il payload per rendere diciamo la parte di multistage del payload ancora più complicata eh, se invece io avessi messo del contenuto steganografico dentro un attachment lì valgono le, le solite regole del phishing cioè che, eh, se ho compromesso in qualche modo l'immagine originale e me la sta inviando L'INPS perché ho compromesso un suo allegato e la sta mandando senza che se ne accorga? Sì, se no è, è l'attaccante che si finge, eh, che si finge un servizio affidabile per indurre a cliccare su questa roba qui. Ma come diceva il vostro collega, tipicamente almeno di quello che so io, quindi mi sento di dire il 100%, però fatemi dire 99,9 periodico perché non si è mai sicuri di niente. Eh, non sono mai attacchi detonanti, quindi quando anche io cliccassi su eh, immagini audio che contengono questa roba qui, di fatto hanno sempre bisogno di un loader di essere estratti, a meno, che, a meno che non esistano quelle cose allucinanti, quelle falle allucinanti, alla PDF che dentro c'è mezzo motore ed è mezzo eseguibile che mentre fa il parsing può anche mandare in esecuzione il codice però io no, non ho contezza di roba reale di questo tipo che utilizza anche la steganografia l'information hiding grazie, secondo lei è possibile utilizzare tecniche steganografiche per aumentare gli utenti di una botnet? Eh, grazie mille, allora per aumentare non eh, non, non so in cosa intenda però eh, utilizzare tecniche steganografiche per mollare eh, droppare un payload e infettare anche eh, altri host eh, e poi a scopo di creare una botte, direi di sì perché ci cioè sono stati mollati payload eh, in PowerShell in php web shell è stato mollato di tutto non, non, non vedo perché no eh, di sicuro, però adesso eh, la, la, in questo preciso momento la memoria mi tradisce, eh, è stato utilizzato un meccanismo di, eh, che eh, nascondeva eh, dei comandi all'interno eh, di traffico per l'orchestrazione di, eh, di botnet, ma non mi viene il nome della botnet. Di sicuro la lista che mantengo. C'è, eh, così adesso eh, il nome dell'attacco non mi viene, però eh, information hiding e botnet eh, è un connubio che si è visto in letteratura e in casi reali. Se va su Luca Cab, Stag in the Wild, eccetera, che c'è nelle slide che in qualche modo credo che i Gentili colleghi del GAR vi, vi, vi poi renderanno disponibili. Eh, c'è tutta la lista e probabilmente eh, c'è anche no, sì. c'è anche il nome. A memoria non mi ricordo, però la risposta è sì. Quindi costringere l'attaccante a velocità di trasmissione e ricezione così basse da rendere tale tecnica canale non interessante. Ok, sì, quindi, quindi lo, scopo, lo scopo è proprio questo, cioè difficilmente, difficilmente uno riesce ad eliminare il, completamente il meccanismo, un po' perché l'attaccante a volte è furbo e va a, eh, diciamo, a usare delle funzionalità che sono poco utilizzate, ma che se io rinunciassi a quello non funzionerebbe più niente esempio io nascondo i dati nell'exif e io nell'exif e io potrei dire ma guarda sai cosa ti dico io gli exif li sovrascrivo tutti e ci rinuncio però poi tutte le robe tipo anche nel telefono fammi vedere quelle scattate con la fotocamera davanti con la fotocamera dietro fammi vedere solo i ritratti fammi vedere solo lo screenshot ben si basano su quei metadati quindi Perderei quella funzionalità. Allora quello che posso fare è andare a dire: No, guarda, tu non puoi scrivere ovunque. Oppure qualche campo di tanto arbitrariamente lo sovrascrivo, eccetera. Per cui lui dice: Ma guarda, qui eh, alla fine questo, questa. Questo carrier qui non è interessante perché ogni tanto me lo sovrascrive, quindi potrei avere degli errori. L'attacco non potrebbe andare a buon fine, eh, oppure dovrà essere così lento, per cui mi, mi beccano, e, e, e infatti questa roba qui. Ehm, molto spesso i, 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 le comunicazioni steganografiche sono fatte di eh, riconoscimento eliminazione, cioè quando riesco a eliminare completamente, ma soprattutto in quelle di rete è praticamente impossibile perché dovrei mutilare un protocollo e non funzionerebbe più niente, oppure il, la, la cosiddetta mitigazione, cioè che comincio ad abbassare, a, 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 a abbassare la velocità per cui il canale non è più interessante, ma pago, ma pago, comunque, pago comunque un prezzo, eh? pago comunque un prezzo, cioè il. Un altro esempio, uno potrebbe, eh, che ne so, eh, racconto un paper che abbiamo fatto, che è un esempio comunque sui generi. Avevamo fatto un sistema per eh, trasferirsi delle informazioni creando un canale nascosto fra uh, delle cartelle condivise di Dropbox. Cioè, io ho, ho il mio account Dropbox, tu hai il tuo account Dropbox, abbiamo una cartella condivisa e ci condividiamo della roba in maniera steganografica, non banalmente mettendo il file... Segreto.doc che lo apre la polizia postale quando fa l'analisi forense e trova il segreto, andando a vedere il numero di rename se è pari nell'ultima ora, cioè andando a fare tutti sti, tutte queste eh, diciamo, eh, codifiche, il numero di file cancellati se era pari, se il numero di folder che ho creato è dispari, cioè andando a codificare l'informazione anche in modo sofisticato. A parte la banda e tutto. Eh, sta roba qui a, 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 a come la puoi eliminare mettendo una ghigliottina sul numero di operazioni che tu puoi fare concorrenti sulla cartella condivisa per unità di tempo e quindi eh, queste cose qua le mitighi paghi anche in qualità de, in QOE degli utenti perché non possono andare a sparo quanto vogliono però l'attaccante dice ma guarda alla fine tu eh, con questo trade-off, sempre triangolo magico, rendendo agli utenti Dropbox responsivo, eh, eccetera, mi limiti però solo a 100 cartelle, a 100 rename al secondo, eh, a conti fatti con questo schema qua per non farmi beccare. Eh, ci metto mezz'ora a trasmetterti due bit e guarda, lascio perdere. A, ah, shell 250, intendo, se invio la firma di un'immagine originale e l'altra l'immagine stessa, l'immagine può controllare che l'immagine abbia la stessa firma? Assolutamente sì, assolutamente sì, assolutamente sì, ma questa roba qui, assolutamente sì. Dice, ovviamente se io il carrier, il carrier è firmato, chiunque ci faccia qualsiasi cosa anche di impercettibile, poi non corrisponde più alla firma, assolutamente sì assolutamente sì è proprio così è proprio così ma questo previene dal man in the middle non previene dal fatto che un malware si scarichi poi la sua immagine la sua immagine e la metta sul file system e uno non la noti eh, cioè questa roba qui eh, difficilmente c'è l'attacco steganografico man in the middle dove uno al Volo mette e toglie roba. Mm. Più che altro, sono attacchi dove l'attaccante nasconde della roba perché sa benissimo che eh, si cercano le DLL. Eh, nei, quando si oppure nel campo mobile, negli Android, si va a leggere il, manif il manifest e se l'applicazione la, è stata repackaggiata, eh, che è il mio genovesismo di. Del repackaging eh, eh, con del contenuto aggiuntivo, quindi uno potrebbe voler mettere una firma nell'icona, cioè eh, eh, non so come dire, eh, raramente c'è lo scenario per cui eh, uno prova ad alterare un contenuto, un contenuto di terzi proprio anche perché comunque una consistenza di questo tipo come indicato da lei eh, renderebbe impossibile la cosa però insisto su quanto detto prima e così concludo insisto su quanto detto prima che in, nel caso dell'immagine o del file la firma è chiaro ti ho firmato, ho fatto lo shell md5 quello che vuoi, tu cambiami anche solo un bit e ti becco però in un, in un media continuo come il traffico di rete, in un media continuo come uno stream video, io potrei codificare un'informazione, ad esempio andando a droppare qualche fotogramma e dicendo se è salita negli ultimi 20 minuti la BEAR sopra una certa soglia, ti dico 1, se è scesa ti dico 0, e di fatto non ho eh, toccato la tua. Eh, non sono entrato nel merito del, del contenuto crittografato di nuovo, però triangolo magico lo pago perché se vado a toccare troppi meccanismi di qualità per segnalare con delle packet loss eh, artificiose, uno se ne accorge l'utente che comincia a vedere tutto il video così. E tre, anche a livello di rete ci sono comunque dei parametri di qualità della rete, della bear tipica, del delay medio, del throughput medio che gli operatori li vedono, li vedono oscillare e dicono: Ma cosa sta succedendo? Okay, siamo 15 minuti oltre le 12. Io rispondevo alle domande perché mi faceva piacere non lasciare nessuno in coda. Per me, possiamo finire. Eh? Allora, ringrazio solo ringrazio Andrea, Leonora e Gabriella che mi hanno invitato e mi hanno eh, seguito passo passo. E vi ringrazio anche a voi per l'attenzione. e Grazie. Se servisse, una mail o un tweet e in qualche modo ci mettiamo in contatto. Grazie ancora.